sta succedendo ed è successo purtroppo che nel 2008 era stato eletto un Parlamento, era stato eletto dagli elettori un governo, perché di fatto il governo è la conseguenza, deve essere nella democrazia la conseguenza del voto popolare, con una maggioranza e un programma elettorale. Improvvisamente questo governo non c'è più, il Presidente del Consiglio eletto dal popolo non c'è più, la maggioranza appunto non c'è più, il programma di riforme che era stato impostato non c'è più. Questo è un fatto molto molto grave, perché è la prima volta da quando esiste un consolidato sistema democratico che c'è una sospensione di questo tipo della democrazia. È la prima volta. E la sospensione della democrazia viene giustificata come scorciatoia, no? Quando spesso si cercano, nel passato si sono cercate scorciatoie di questo tipo e non sono mai andate bene queste scorciatoie, non hanno mai portato sulla strada giusta. Si cerca la scorciatoia dicendo che c'è la crisi, ma è proprio perché c'è la crisi che non si deve sbagliare, è proprio perché c'è la crisi che bisogna fare quelle riforme necessarie per poter rivedere la luce, per poter fare andare avanti il nostro sistema, un sistema che al nord in Padania è un sistema produttivo che ha delle grandi possibilità. È proprio perché c'è la crisi che la democrazia è importante. E invece è successo tutt'altro. È successo anche che questo governo che è stato imposto da fuori oggi gode anche di un preoccupante sostegno acritico da parte di tutti i mezzi di informazione. È una cosa pazzesca, no? Giustamente Calderoli diceva che la Lega sembra sparita dai mezzi di informazione, si è proprio creato un muro di sostegno acritico ed è una cosa anche questa molto grave, molto preoccupante. Io penso per esempio anche a certi atteggiamenti istituzionali. Le regioni boccheggiano, i comuni boccheggiano, le province boccheggiano, le regioni soprattutto hanno la gestione di alcune competenze già oggi molto importanti. Bene, prima la conferenza dei presidenti delle regioni veniva convocata tutte le settimane per andare contro il governo. Oggi, da che è cambiato il governo, non viene più convocata. Anche questo è un altro segnale molto preoccupante, che non ci facciamo sentire noi, dai a Dio. Quindi cose, la voce delle regioni non viene di fatto, non esce assolutamente. E quindi questo è il momento. In un momento così ci si chiede il popolo che cosa può fare e noi abbiamo il dovere di fare in modo che il popolo possa contare, e cioè che ci sia uno strumento per realizzare quelle riforme, e cioè per poter andare su quella strada giusta che Umberto Bossi e la Lega hanno tracciato. Parliamo della crisi, bene, è già stato ricordato prima, vi ricordate le analisi che Bossi ha fatto nel tempo, in tempi non sospetti sull'euro, in tempi non sospetti sulla globalizzazione senza regole, sull'esigenza di difendere le nostre aziende, di difendere i nostri prodotti, sul fatto che la Padania era la gallina dalle uova d'oro e che era l'unica che fino ad allora aveva tirato la baracca, aveva mandato avanti il sistema. Ecco, oggi più che mai c'è bisogno di trovare lo strumento per dare al popolo la garanzia di poter essere coinvolto. Perché io ho letto ieri questa frase e mi ha colpito molto. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati,
stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie e gli operai, anche le scuole e i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere van giù, ormai non ne hanno bisogno più. Sono già seduti in Parlamento, ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Chi sono i tecnocrati italiani? Sapete che è stato questo tutto grave nel 1973. Allora, lui è un artista, poi la rappresenta sicuramente a suo modo. Però oggi c'è un deficit di democrazia e in questo Parlamento della Padania noi dovremo discutere anche di questo, di come, se non si riescono a realizzare tutte le riforme attraverso un processo di tipo parlamentare, e cioè a completare quel percorso importante che è stato intrapreso con il federalismo fiscale, come dare al popolo direttamente lo strumento democratico per realizzare le riforme. Perché oggi è un giorno oltremodo negativo, diciamo, perché viene presentata questa manovra, e questa manovra che ieri c'è stata, diciamo, comunicata dal ministro Gialla, è una manovra che va nella direzione opposta rispetto alla strada giusta da seguire, perché è una manovra che taglia i trasferimenti e taglia le risorse agli enti locali. Soprattutto per quanto riguarda le regioni, taglia pesantemente le due competenze importanti, cioè il trasporto pubblico locale, e taglia le risorse per quanto riguarda la sanità. Noi abbiamo già fatto per esempio un piano di rientro molto incisivo sulla sanità e stiamo facendo una riforma importante, ma io vi posso dire che se ci tagliano le risorse in maniera così consistente come abbiamo appreso, noi saremo veramente nella impossibilità di far funzionare i servizi. Quindi altro che riforma, altro che federalismo, altro che riconoscimento del principio del costo standard come avevamo portato avanti noi, e quindi i virtuosi possono avere di più e possono organizzare dei servizi più efficienti. Siamo nella logica esattamente contraria. Altro che rilancio al sistema produttivo, qui si parla di una manovra che impone soltanto tasse, nuove tasse, che hanno come effetto quello di deprimere un'economia già provata, già duramente provata. Per non parlare dell'operazione sulle pensioni, è il contrario di una riforma strutturale, è una riforma fatta soltanto, non una riforma, cioè un'operazione fatta soltanto per fare cassa, perché il nostro sistema pensionistico è un sistema assolutamente in equilibrio, quindi si vogliono togliere i soldi dalle tasche di chi ha lavorato una vita, cioè le persone normali, le persone utili, i lavoratori. Soprattutto in una fase di sospensione della democrazia. Allora qui nostra idea all'interno della prima commissione costituenda di sviluppare una proposta che la Lega ha già fatto, e cioè quella di poter avere un referendum costitutivo, consultivo, propositivo, e cioè se un certo numero di elettori, 1 milione di elettori per esempio, propongono una modifica della Costituzione, questa modifica della Costituzione deve poter essere sottoposta al popolo, e se approvata dalla maggioranza deve poter entrare nella Costituzione, e cioè si devono poter fare le riforme se queste riforme sono volute dalla gente, se la democrazia non metodo civilissimo che esiste in Svizzera già dal 1891, è un metodo ed è un principio che esiste anche negli altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, quando uno vuol togliere un governo, vuol togliere un governatore, mica te lo dicono da fuori, fanno una consultazione popolare e c'è la possibilità anche di toglierlo durante il mandato.
Quindi discuteremo di questo e il nostro lavoro sarà finalizzato a parlare dello strumento per realizzare che cosa? Per realizzare la Padania. La Padania! La Padania è la soluzione! Perché la Padania è quel sistema economico, sociale, produttivo che se messo in grado di poter operare ci può portare fuori. Pensiamo al nostro sistema industriale. Certo che se lo ammazzano non ce la può fare, ma il nostro sistema industriale, se messo in grado di poter lavorare, le vince tutte le sfide. Tutte le settimane andiamo nelle nostre aziende e vediamo la qualità dei nostri prodotti, la qualità delle nostre menti, la qualità dei processi produttivi. E allora noi dobbiamo dare la possibilità a questa nostra gente di potercela fare. Dobbiamo dargli gli strumenti per fare la Padania. Viva Bossi!